Immensa delusione da parte di Gina Lollobrigida questa mattina. L'avvocato Ingroi è venuto qui dal giudice penale proprio per chiedere l'istanza che riguardava la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti dell'attrice, di essere lui a difendere durante il processo per circonvenzione di incapace che vede proprio coinvolto l'ex factotum Andrea Piazzolla a sedere qui sui banchi del Tribunale Penale. Ebbene, l'istanza è stata rigettata. Che cosa vuol dire? Che Gina Lollobrigida non sarà parte civile nel processo, bensì sarà l'amministratore di sostegno a nominare una figura che rappresenti l'attrice. Ecco perché c'è grande rammarico da parte della diva del cinema italiano. Perché nasce questa decisione da parte del giudice monocratico? Ricordiamo che anche la Cassazione aveva rigettato la stessa istanza a ottobre. Perché dopo le 14 perizie nei confronti di Gina Lollobrigida, ecco, ribadiamolo, il Giuseppe, perché si è basato su dobbiamo quello ribadire, che è emerso, scusami, cioè questo che stai dicendo, 14 perizie non è uno scherzo per una signora della sua età, quindi pensate che vicenda perizie. E pensate anche a che cosa si sottopone questa attrice che dichiara, la sentiremo tra poco, io voglio vivere tranquilla, voglio scegliere. 14 perizie, risultato: ha ancora bisogno dell'amministratore di sostegno per le spese straordinarie. Di fatto quello che viene stabilito è che lei, per quanto riguarda l'amministrazione del suo patrimonio, spese straordinarie, ha bisogno di qualcuno che l'assista. Per il resto invece è capace di intendere e di volere. Paola, voglio sentire te, perché davvero, insomma, ecco, tutte queste perizie, la vicenda giudiziaria, due processi, e arriviamo a questo punto. Alberto, hai fatto bene a sottolineare dal punto di vista umano anche lo sforzo per una donna, sappiamo, di oltre 90 anni, però devo dire, per quello che ho ascoltato nelle interviste, è assolutamente lucida, sicuramente non ha l'età di una ventenne, però è in grado, mi sembra, di intendere e di volere. Molto umiliante dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista psicologico. Però questo tema, non so se avremo tempo di parlarne, è molto d'attualità, perché ci sono tante persone anziane che, certo, si trovano in questo problema. Ovviamente quando c'è un discorso economico sotto, tutto ha un peso diverso, ma quello che sta accadendo a questa icona del cinema italiano, di tutta l'Italia, è veramente pesante, e le siamo vicini tutti col nostro assolutamente, cuore. Assolutamente, però Alberto, allora, scusami, però secondo me una cosa importante è comunque rispettare quello che decidono i giudici, perché noi non possiamo fare il processo in TV soltanto sentendo le dichiarazioni della signora, che pure ci emozionano, perché comunque è una grande attrice che stimiamo, però il figlio non l'abbiamo mai sentito. È già una donna che in TV dice mio figlio non lo voglio più vedere, a me comunque lascia perplesso. Allora, a questo proposito, grazie per aver sottolineato tutto ciò, Luca Bianchini, voglio farvi sentire che cosa ci ha detto l'avvocato Ingroia, che stamattina era lì in tribunale. Di fatto quello che viene ribadito è che la signora ha una capacità di intendere di volere per tutto quello che concerne la sua vita, tranne che per la gestione del suo patrimonio. E voi direte, com'è possibile? Sentite. Prossimo passaggio è chiedere al giudice tutelare la revoca dell'amministrazione di sostegno. È stata rigettata l'istanza di revoca dell'amministratore di sostegno per Gina Lollobrigida, istanza richiesta dall'avvocato difensore che l'attrice vorrebbe scegliere per sé, Antonio Ingroia. Io credo che sia proprio la signora Lollobrigida avere diritto a partecipare al processo tramite un avvocato da lei scelto, perché si accerti la verità. Oggi si trattava di decidere chi deve rappresentare Gina Lollobrigida del giudice penale, richiamando la decisione del giudice tutelare che ha autorizzato a costituirsi parte civile l'amministratore di sostegno, ha mantenuto per l'attrice il suo attuale avvocato. Il giudice penale ha confermato la decisione del giudice tutelare, e cioè che debba stare in giudizio l'avvocato scelto dall'amministratore di sostegno. Al centro dell'udienza di oggi la salute mentale di Gina Lollobrigida dopo le tante perizie psichiatriche. Alcuni sono arrivati al punto di sostenere che la signora Lollobrigida avrebbe una personalità con tratti paranoidei, altri hanno invece sostenuto che è perfettamente normale. La signora si è ritrovata una villa nella quale vive una donna sempre più triste in questi anni. Ora continua la battaglia legale di Gina Lollobrigida contro l'amministrazione di sostegno per la gestione dei suoi beni, azione legale promossa dal figlio Milko Skofic. La domanda che io farei al figlio è: non credi che sia il momento di rinunciare a questa azione, che magari sarà stata fatta con le migliori
intenzioni, ma che comunque come effetto ha avuto quello di rendere ancora più triste e infelice tua madre.